Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui finalmente con un nuovo video e le campane ci assistono. Praticamente vi porto una sorta di wrap up degli ultimi periodi. Giugno è stato un mese in cui blocco delle letture, quindi proprio ho letto pochissimo negli ultimi mesi, però voglio farvi vedere quei pochi libri che ho letto. Adesso mi sto pian piano rifacendo e quindi partiamo subito. Il primo libro di cui vi parlo è Loveless, che mi sembra di avervene già parlato perché ho fatto una recensione a riguardo. È praticamente la storia di una ragazza che cerca di esplorare la sua sessualità. Infatti la protagonista è una ragazza sessuata e vediamo un po' come si rapporta con i suoi amici, come scopre questo suo lato, questa sua sessualità e tutto quello che ne concerne dietro. Io gli ho dato 3 stelline per il semplice fatto che tante cose al mio punto di vista erano molto banali. Infatti credo che questo libro sia perfetto per un target più giovane del mio, quindi non 20 anni, 21 anni, un target più o meno sui 15-16 anni, ecco. Quindi questo è il mio pensiero, infatti ho dato 3 stelle. La scrittura di Elise Osman mi è piaciuta tantissimo, molto scorrevole. Infatti Elise Osman l'avrete già conosciuta per il suo fumetto famosissimo, nonché Heartstopper. E mi è piaciuta molto anche appunto questa sua veste appunto di scrittrice non fumettista. E niente, quindi 3 stelline, promosso. Non ho qui il cartaceo perché era un evento che mi è stato gentilmente mangiato dalla Oscar Volt, e direi di andare col prossimo libro. Un altro libro che ho letto è stato La Chimera di Praga, che sapete io ho dato 4 stelline. Mi è piaciuto tantissimo la storia d'amore tra i due protagonisti, che si sono incontrati anche in altre vite. Se avete letto il libro sapete di cosa parlo. Mi è piaciuto tantissimo. Parla di questa ragazza che cresce con questo demone che ha dei poteri speciali e il mondo praticamente viene, diciamo, minacciato da questi altri demoni. Non voglio spoilerarvi tantissimo, quindi vi dico solo questo. Mi è piaciuto tantissimo il secondo libro. Nel wrap up adesso vi parlo anche del secondo e del terzo, nonché La città di sabbia e Sogni di mostra divinità. Non ho niente da dire su questi due libri, perché al secondo gli ho dato benissimo 2 stelline perché non mi è piaciuto per niente, e l'ultimo 3 stelline, ma comunque perché alla fine mi è piaciuta. Ma ho visto la Lainey Taylor riprendere un po' la bellezza della storia, ma il secondo libro, quello che gli ha dato proprio la spaccata finale. Infatti questa saga era partita col primo libro che mi era piaciuto talmente tanto che si stava manifestando come la mia saga preferita di questo periodo, mentre invece il secondo proprio mi ha ammazzato le mie aspettative. Direi che questa saga, magari non ero nel mood adatto, siccome stavo già entrando nel blocco del lettore, probabilmente la riprenderò in mano il secondo e il terzo, così vediamo un attimo se il mio giudizio cambierà. Ma per adesso il secondo 2 stelle, il terzo 3 stelle, e non ho nient'altro da dire, perché sinceramente il secondo oltretutto me lo ricordo pochissimo, talmente mi è piaciuto, talmente mi sono rimaste le cose in testa. E il terzo mi ricordo solo la fine, che sì, carino. Il terzo è iniziato anche con un colpo di scena che abbiamo ritrovato nel secondo, che io non ho capito, non l'ho molto appreso, ma niente di più. Crescita dei personaggi sì, ma anche no. Diciamo che il 2 mi ha destabilizzato e quindi non vedo del grande potenziale nei seguiti appunto della Chimera di Praga. Mi dispiace perché poteva essere molto molto meglio, visto anche dal primo libro. Chi lo sa che magari in futuro cambierò giudizio. Ma io direi di andare al prossimo libro, che mi è piaciuto invece tantissimo. 4, Il risveglio di Luca Farru, nonché questo libro oltretutto era già uscito su Wattpad, infatti più di 1 milione di lettori mi sembra che aveva raggiunto, ed è stato poi pubblicato per la Sperling & Cuffton. Prima appunto questo libro era autopubblicato. Mi è piaciuto tantissimo, credo che sia uno dei libri più belli che ho letto ultimamente, un urban fantasy totalmente italiano. La fine è un colpo al cuore, io ve lo dico, cioè come posso farvi vedere? Ecco qua finisce l'ultima pagina e qui c'è scritto continua con 4 la ricerca, che sarebbe il secondo volume, che spero uscirà presto. Luca, mi raccomando, spicciati. E niente, bellissimo, non so che altro dire se non che è veramente un bel libro, fatto bene, colpi di scena giusti, anche se abbiamo tipo 200 punti di vista in questo libro, perché appunto ci sono 4 personaggi e poi ci sono anche punti di vista di altri personaggi che appunto nella quarta di copertina non sono rivelati. Non
qua si suicidano, non perdiamo il filo, non perdiamo comunque il filo del segno, gli avvenimenti, non ci confondiamo tra i vari personaggi. Mi è piaciuto tantissimo, lo sto ripetendo all'infinito. Di cosa parla questo libro? Parla di quattro ragazzi, che adesso vi dico i nomi: Cody, Matt, Rose e Sybil. Però il mio personaggio preferito è un altro, e chi mi conosce sa. Praticamente vengono da quattro parti diverse del mondo: Vancouver, New York, Milano e Singapore. Qua si stanno ammazzando. E una mattina praticamente si ritrovano un simbolo sulla loro pelle e non capiscono cosa succede. Praticamente si viene a scoprire che la terra è minacciata da questo demone che si sta per risvegliare, e dentro il loro corpo si cela una piccola parte dell'anima di questo demone, quindi devono riuscire a non far risorgere questo demone. Ed è bellissimo. Alla fine, appunto, come dicevo prima, va ammazza, perché non ve la aspettate, e io sto aspettando il secondo libro, quindi ti prego Luca, muoviti. E gli ho dato 4 stelline per il semplice fatto che le 5 me le voglio tenere per il secondo libro, quindi io vi consiglio tutti di leggere 4. E niente, quindi questo mi è piaciuto veramente tanto, e ringrazio la Sperling & Kapten per avermi dato l'opportunità di collaborare con loro per questo magnifico libro, questa magnifica uscita. L'ultima lettura che vi faccio vedere, nonché la lettura che mi ha fatto uscire dal blocco del lettore, è un libro di Veronica Variati, La danza del ciliegio, edizioni Libromania, quindi appunto edito da Libromania, che mi ha sorpreso perché mi è arrivata un'email, avevo visto lui tra le varie proposte, ho accettato perché la copertina mi interessava, questa vibes un po' orientale, giapponese, mi aveva abbastanza incuriosito. Appunto, di cosa parla questo libro? Questo libro è un retelling, un remake di una storia d'amore realmente esistita tra questa geisha, nonché Yuki Kako, credo si pronunci così, e questo George Denison. Praticamente questo George, dopo il suo ultimo fallimento amoroso, decide di partire e andare da un amico a Kyoto, credo si pronunci comunque in Giappone, e va a vedere appunto questa danza del ciliegio, così la chiamano, questa danza dove appunto ci sono queste geishe molto famose che danzano, ma dai. E c'è appunto la protagonista, lui si innamora di lei, però c'è qualche cosa dietro di lei, nel senso è un po' complicato arrivare a una geisha, si scopre tutto il mondo dietro alle geishe, quindi le loro tradizioni, come funziona tutto quanto. Mi è piaciuto tantissimo, anche perché il finale, seppur un po' che può farvi storgere il naso, a me sinceramente mi ha fatto storgere il naso, è quello reale della storia, quindi tutta la storia d'amore può essere reinventata, ma le cose importanti sono rimaste quelle reali. Qui troviamo anche una foto all'inizio del libro della geisha, della vera geisha appunto della storia, e alla fine c'è anche appunto, a parte il glossario giapponese-italiano che vi spiega diciamo le terminologie usate, ma c'è anche un epilogo dove vi spiega proprio le ultime notizie che si sono sapute su questa coppia e tutto quello che c'è da sapere. Mi è piaciuto tantissimo, io ho dato 5 stelline, la scrittura di questa autrice è bellissima, secondo me è super azzeccata per questo libro, dolce, fine, molto, molto con un vibes chill, quindi vi rilassa molto leggere questo libro, e entrate subito nell'atmosfera orientale, quindi Giappone eccetera. Mi è piaciuto tantissimo anche diciamo i costumi, cioè no, gli usi e i costumi della tradizione delle geishe in Giappone eccetera eccetera. Il primo libro che leggo ambientato in questo Giappone del Novecento, e niente, non so che altro dirvi se non leggete questo libro, prezzo di copertina 12 euro, io vi lascio il link qui sotto di tutti i libri che ho menzionato, quindi mi raccomando dategli una possibilità perché è un libro fantastico. Fantastico, 5 stelle. Direi che posso concludere qui il video, io spero vi sia piaciuto, molto presto arriverà la seconda parte del Bookshelf Tour, devo solo registrarla e montarla con tutto questo caldo, quindi pregate per me. Niente, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, vi mando un grosso bacio, fatemi sapere qui sotto cosa avete letto voi, qui sotto ci sono i link d'affiliazione, quindi se volete potete comprare i libri con il mio link e a me arriverà una piccola percentuale e voi non spenderete un soldo in più, e trovate anche i miei social, Instagram, TikTok, il blog Goodreads, se volete andarmi a seguire, che lì rimanete sempre aggiornati su quello che mi arriva, cosa ne penso, mini review, eccetera, eccetera, eccetera. Vi mando ancora un bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!